Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria e sono numeri positivi per la nostra regione. Nessun nuovo contagio, infatti, su quasi 1500 tamponi analizzati. Aumenta di una unità però il bilancio delle vittime che sale a quota 458. Vediamo il servizio. Nessun nuovo caso di positività al Covid-19 è registrato in Abruzzo dopo l'analisi di 1.477 test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'Ospedale dell'Aquila. Questo è il responso odierno, dunque, dell'emergenza sanitaria nella nostra regione, che vede però un altro decesso che fa salire il bilancio delle vittime a 458. 58 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 2, numero invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 374, meno 1 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. 2.389 sono i guariti, mentre gli attualmente positivi in Abruzzo sono 434, con una diminuzione di 4 unità rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 95.546 test, di cui 89.233 sono risultati negativi. Del totale dei casi positivi, che sono 3.281, 246 si riferiscono all'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila, 830 all'ASL Lanciano Vasto Chieti, 1.541 all'ASL di Pescara e 664 all'ASL di Teramo. E a proposito di ASL di Teramo, si prepara a fronteggiare una nuova emergenza da coronavirus sul territorio. Questa mattina i vertici aziendali hanno presentato l'UCAT, l'unità di coordinamento dell'assistenza territoriale, una vera e propria macchina da guerra che permetterà di individuare precocemente gli infetti e curarli a casa. Tania Bonnici Castelli. A Teramo, a livello sanitario, si pensa già all'autunno. È molto probabile che torni il Covid-19, ma sicuramente tornerà l'influenza. E poi ci si troverà a fronteggiare sintomi simili tra la popolazione e a doverli accertare nel minor tempo possibile. E così l'ASL di Teramo predispone e presenta l'UCAT, l'unità di coordinamento dell'assistenza territoriale, una macchina da guerra che avrà lo scopo di individuare precocemente i malati di coronavirus e prenderli in carico direttamente al loro domicilio, una soluzione che eviterà accessi inutili alle strutture ospedaliere. Siamo convinti che la battaglia andava spostata sul territorio. Bisognava creare un coordinamento forte che dovesse gestire da raccordare la prevenzione, l'ospedale, il 118, i medici di base, i medici pediatri, l'USCA, tutte queste strutture, l'ADI, perché è fondamentale che questo coordinamento è fondamentale per la gestione del paziente a domicilio, perché dobbiamo evitare il più possibile che gli ospedali vengano intasati, soprattutto quando le cure consentono al paziente appunto di stare a casa. Alla presentazione dell'UCAT a Teramo è intervenuto il direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, Claudio Damario, che ha annunciato una stretta sorveglianza anti-Covid, soprattutto per le case di riposo. Gestione del Covid all'interno delle case di riposo dell'Abruzzo è andata molto bene. È stata una fortuna o è stata una buona prevenzione? Il monitoraggio delle case di riposo non è stato, diciamo, un colpo di fortuna, è stato il risultato di una buona organizzazione territoriale. Ma io dico che bisogna fare ancora meglio. Adesso dalla fase di emergenza dobbiamo passare alla fase della programmazione, ma alla fase della vera prevenzione. Per quello l'assessore ha deciso proprio ieri, adesso partiremo con un progetto obiettivo di allargamento preventivo dei tamponi a tutte le strutture residenziali per anziani. Non solo per i pazienti, ma anche per gli operatori. A questa, diciamo, attività di prevenzione corrisponderà, nell'ambito della nuova campagna antinfluenzale, anche una vaccinazione preventiva di questi pazienti ospitati nelle case di riposo. Anche l'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Veria, ha voluto dare la sua benedizione all'UCAT di Teramo ed ha confermato la disponibilità immediata degli 80 milioni di euro per il nuovo ospedale teramano. Ci sono i fondi, il presidente ha appena firmato la convenzione, penso che quanto è posto una firma sia un elemento fondamentale per iniziare l'iter in maniera fattiva e concreta. E sulla nomina dei nuovi manager?
è appena uscito l'elenco, penso che in settimana, nei prossimi giorni, avremo i nominativi. Cronaca, adesso andiamo a Montesilvano, dove un uomo è stato ritrovato senza vita in mare. La scoperta questa mattina è stata fatta da alcuni bagnanti che erano in acqua attorno alle 11. La vittima è un uomo di 75 anni e il primo ad intervenire è stato il bagnino con l'ausilio di un defibrillatore, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nemmeno dopo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno praticato dei tentativi di rianimazione. Sono in corso accertamenti, ma nessuno ha denunciato la scomparsa dell'uomo. L'ipotesi che l'uomo, il corpo sia stato trascinato nelle acque di Montesilvano dalle correnti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il medico legale. Cambiamo argomento adesso. Ultimatum delle regioni al governo nazionale in sede di conferenza Stato-Regioni. A riferirlo è l'assessore alle attività produttive Mauro Febbo, reduce dalla seduta che si è tenuta in videoconferenza. Ma sì, oggi il presidente Bonaccini ha chiesto di poter essere autorizzato ed è stato autorizzato all'unanimità dagli altri presidenti, da tutte le regioni e dalle due province autonome di chiedere definitivamente l'intervento del governo, la chiarezza da parte del governo su alcuni provvedimenti, sulle risorse che vengono messe a disposizione per quanto riguarda i rimborsi delle somme anticipate da tutte le regioni per gli interventi anche di protezione civile sul Covid-19 e soprattutto capire qual è la parte di taglio che viene assegnata alle regioni, se quel taglio è stato limato o meno, anche perché le regioni agiscono con le risorse proprie, il governo agisce in deficit. Allora vorremmo anche essere noi autorizzati a poter agire in deficit vista questa incertezza, così non siamo più in grado di garantire servizi essenziali ai cittadini. E soprattutto c'è stato anche sul discorso delle semplificazioni. Sono mesi che abbiamo fatto proposte serie, non quelle cervellotiche di abolire il codice degli appalti. Noi sappiamo dove intervenire, abbiamo fatto delle proposte che riducono sicuramente i termini della nostra burocrazia. Semplificazione si può fare in maniera celere, basta seguire le indicazioni che gli sono state date. Da oggi in poi, se non si approveranno, se il governo non porterà e non darà risposte alle nostre istanze, il presidente Bonaccini dirà che non parteciperà più alla conferenza Stato-Regioni e quindi andremo allo scontro istituzionale, perché oggi la situazione è diventata intollerabile. Parliamo di bus adesso, perché l'eventuale revoca della gara per la bonifica delle discariche 2A e 2B di Bussi per il forum H2O sarebbe un tradimento per l'Abruzzo, come afferma anche Augusto De Sanctis, che ascoltiamo. Il Ministero dell'Ambiente tradisce l'Abruzzo e gli abruzzesi che attendono da anni il risanamento della Val Pescara. Il provvedimento di annullamento della gara per la bonifica integrale con rimozione dei rifiuti delle discariche 2 e 2B a Bussi è un fatto molto molto grave. Il Ministro dell'Ambiente Costa il 23 gennaio 2019 era venuto in Abruzzo e proprio a Bussi aveva annunciato l'avvio dei lavori entro pochi giorni, addirittura smentendo con parole sdegnate le ipotesi di annullamento della gara paventate da una sua dirigente. Evidentemente le parole del Ministro erano velleitari, addirittura fuorvianti. Noi chiediamo a Comune, Provincia e Regione di proporre ricorso al TAR, perché questo provvedimento a nostro avviso è infondato sia tecnicamente che giuridicamente. Abbiamo smentito sotto tutti i punti di vista, carte alla mano, quelle che secondo il Ministero sono le criticità del bando. Oggi divulghiamo una lettera del Provveditorato alle opere pubbliche che smentisce sotto un altro aspetto il Ministero. Infatti il dirigente del Ministero dell'Ambiente Lopresti ha annullato la gara per un parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, parere che invece è solamente interlocutorio, non era un parere definitivo e non lo diciamo solo noi, intanto basta leggerlo e si capisce chiaramente, ma anche il provveditore alle opere pubbliche dice che era un parere interlocutorio e quindi come si fa ad annullare una gara da 45 milioni di euro sulla base di un parere assolutamente non definitivo.
Ancora una notizia, questa volta parliamo però di lavoro, perché i licenziamenti all'Atria erano illegittimi. A sancirlo, come reso noto dalle segreterie di Fitem CGL e Femca CISL, è stato il Tribunale del Lavoro di Teramo, che ha accolto il ricorso presentato da 16 lavoratori su 55 interessati dalla ristrutturazione aziendale, condannando l'azienda al pagamento di indennità risarcitorie a favore dei lavoratori. Le segreterie hanno sempre sostenuto in tutte le sedi che la ristrutturazione, che ha riguardato 55 lavoratori, è stato un errore strategico dell'azienda da tutti i punti di vista, scrivono i sindacati in una nota, rilevando fin da subito l'approssimazione con la quale è stata gestita la procedura di licenziamento collettivo, a partire dalla richiesta di esame congiunto nella quale avevamo evidenziato tali lacune, posizione ribadita per tutta la trattativa che si è svolta per i successivi 75 giorni. Per le organizzazioni sindacali, gli andamenti aziendali successivi e le conseguenti riassunzioni con contratti di somministrazione di una parte rilevante degli stessi lavoratori licenziati per noi rappresentavano la conferma della correttezza della nostra posizione. Una situazione a fronte della quale, continuano CGL e CISL, si potevano attivare in maniera assolutamente meno traumatica gli ammortizzatori sociali alternativi ai licenziamenti. Una strada che però l'azienda non ha voluto seguire. Oggi l'errore viene sancito inequivocabilmente anche dal punto di vista giuridico, concludono i sindacati. Auspichiamo che vengano ristabilite al più presto le relazioni sindacali con le segreterie territoriali di Fitem CGL e Femca CISL, interrotte dal mese di ottobre 2017. In tal senso attendiamo l'esito del ricorso presentato al Tribunale di Teramo per comportamento antisindacale. Andiamo a pescare adesso. Stretta dell'amministrazione contro la Movida dopo le polemiche dello scorso fine settimana. Introdotto anche il DASP urbano, Pescara sarà il terzo comune in Abruzzo a servirsi di questa misura. Giuseppe Dintino. Pugno duro, Pescara contro la Movida e non solo. Il Comitato Provinciale per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico ha approvato un nuovo pacchetto di misure, in vigore da sabato, volte a domare la Movida del centro del capoluogo. Lo scorso weekend infatti era scoppiata la polemica riguardo schiamazzi, rissi e assembramenti ed era montata la protesta dei residenti esasperati. Potenziata la sorveglianza tramite un maggior numero di poliziotti della Municipale e Forze dell'Ordine e saranno presenti anche le unità cinofile ad annusare tasche e borsette. Previsti anche servizi di controllo del tasso alcolemico e sulla vendita di alcol ai minori, che potrebbe comportare la chiusura del locale e la sospensione della licenza d'esercente. Ma non è finita qui. Anche a Pescara arriva il DASP urbano, la misura che nasce nell'89 contro gli ultras, poi estesa nel 2017 a tutta la società con il decreto Minniti e potenziata dal decreto sicurezza che ne ha esteso i campi di applicazione. Abbiamo già fatto alcuni provvedimenti di DASPO urbano. Il tema è come eseguire il DASPO urbano nel momento in cui c'è il provvedimento, perché non ci sono strumenti adeguati normativi che permettano di allontanare dalla città coloro che creano disagio e degrado e soprattutto non ci sono misure coercitive nell'ipotesi in cui il DASP urbano non venga rispettato o le situazioni di degrado vengano reiterate. Il DASP è una misura preventiva volta a interdire alcune aree della città, come quelle nei pressi di infrastrutture o ritenute di particolare pregio turistico. L'articolo 9 del testo di Minniti recita che il DASP è indirizzato verso chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione dei luoghi tramite la violazione del divieto di stazionamento. Insomma, è un jolly nelle mani delle forze dell'ordine che può colpire praticamente chiunque. In moltissimi casi è servito ad allontanare i senza tetto dai centro città. Non è emanato da alcun giudice, ma direttamente da comune e prefetto e ha una validità di 48 ore che può essere prorogata dal questore fino a 6 mesi. Per subirlo non occorre alcun reato, per questo anche la Corte Costituzionale aveva espresso perplessità parlando di pene del sospetto.
L'amministrazione comunale ha, da quando si è insediata, ha iniziato una guerra al degrado urbano in tutti i settori e in tutte le situazioni. Pescara sarà il terzo comune in Abruzzo a servirsi del DASPO urbano, dopo L'Aquila e Giulianova. Qui era scoppiata una grossa polemica. Il DASPO era riuscito ad unire anime diverse, ultras, anarchici e associazioni, che hanno sfilato spalla a spalla in un corteo contro l'amministrazione. Rimaniamo a Pescara, dove il Comune ha presentato oggi il progetto per il nuovo svincolo stradale di Pescara Sud Porto. Paolo Renzetti. Presidente Sospiri, lo svincolo di Pescara Sud Porto presto potrebbe vedere la luce. No, certamente vedrà la luce. Dopo 20 anni di attese, comunque vanno ringraziati gli amministratori e i politici che nel corso dei 20 anni precedenti a noi hanno portato a casa queste idee e queste risorse economiche. Parliamo di 20 milioni di euro, rischiamo di essere perse perché giustamente l'ANAS si era stufata di attendere con tante emergenze che ha in giro per l'Italia e che noi abbiamo rimodulato progettualmente, e avendo rimodulato progettualmente questa opera, queste due opere, siamo riusciti a salvare il finanziamento perché abbiamo trovato l'equilibrio giusto. Allungheremo l'asse attrezzato perché noi crediamo che il nostro porto riqualificato tornerà un porto da grandi movimentazioni anche turistiche. Riqualificando, allungando l'asse attrezzato, riqualificheremo Lago Lena Sud, via Andrea Doria, il primo tratto di lungomare Cristoforo Colombo. Più avanti, dietro la Pineta Lanunziana, andrà a terra il cosiddetto svincolo a trombetta, cioè questo detrattore inutilizzato dell'asse attrezzato. Questo ci permetterà non solo di togliere un detrattore ambientale, ma di rimmaginare la riqualificazione di quella viabilità, poter unire terzo e quarto comparto della Pineta, perché realizzeremo una via Pantini in grado di sopportare il traffico e quindi dare alla città di Pescara un altro pezzo di grande Pineta Lanunziana. Sono opere molto importanti che disegnano in buona parte Pescara Porta Nuova, su cui abbiamo tanto lavorato per non perdere questi finanziamenti. Adesso come regione abbiamo fatto tutto, voglio ringraziare la struttura regionale dei lavori pubblici, il direttore Primavera, il sottosegretario De Annuntis, il compartimento ANAS Abruzzo che è stato estremamente disponibile e paziente. Adesso il Comune di Pescara deve passare ai fatti. Si è svolto presso la sala consigliare del Comune di Città Sant'Angelo un primo incontro per presentare il progetto distretto rurale Terre Vestine, che racchiude 17 comuni del pescarese e del teramano. Obiettivo: la valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici, del turismo in generale. Vestina News. Creare un processo di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi. E questo è uno dei punti fermi del distretto rurale Terre Vestine, partito nel lontano 2009 da un'idea del compianto Fernando Fabiani e che a distanza di 11 anni viene ripreso grazie alla spinta del sindaco del comune di Città Sant'Angelo, Matteo Perazzetti, e all'unione di altri 16 comuni della provincia di Pescara e Teramo che fanno parte delle Terre Vestine, dal Saline al Gran Sasso, riconosciuto dalla regione Abruzzo già nel 2015. Al primo incontro sono intervenuti anche due esperti, il consulente tecnico Sergio Morales, il quale ha illustrato i punti di forza del distretto rurale, tra cui l'internazionalizzazione dell'agricoltura abruzzese, e Maria Rita Amato, per quanto riguarda la possibilità di intercettare i fondi europei e regionali per la crescita del distretto rurale Terre Vestine. Ci vuole un pool di professionisti che seguono in maniera precisa questo distretto. Noi siamo sindaci, abbiamo 10.000 e un problema ogni giorno perché siamo il riferimento di tanti cittadini. Abbiamo tanti pensieri, ma sono sicuro che con dei professionisti e con i sindaci e la volontà che oggi è stata espressa riusciremo a portare avanti questo progetto. Il primo punto che andremo a trattare sarà certamente quello di creare una sinergia, un'interazione con la regione. Siamo uno dei distretti rurali dell'Abruzzo stesso, quindi abbiamo un onere nei confronti dei nostri territori. I progetti diverranno sicuramente, ma saranno progetti concreti che dovremo presentare alla regione e a livello europeo. L'unica cosa che possiamo fare è la promozione del territorio, e il territorio legato con tutto quello che può essere prodotti locali, quello che può essere possono essere le bellezze paesaggistiche e artistiche che ritroviamo in ogni paese, perché bisogna ricordare che in ogni paese abbiamo comunque una chiesa che cela un piccolo tesoro che è sconosciuto alla grande
gran parte dei turisti che vengono in Abruzzo. Entusiasta, fiere di farne parte, ma soprattutto penso ricada al momento giusto, al momento migliore, perché c'è bisogno veramente di ripartire e di ripartire alla grande. Ogni territorio, da Città Sant'Angelo agli altri comuni, avranno le loro eccellenze che quindi ci potranno veramente portare in alto il nostro comprensorio, il nome di tutti i nostri comuni. Si alzerà il sipario a luglio sulla 48esima edizione del Pescara Jazz, che si terrà dal 9 al 19 al Teatro D'Annunzio. Un'estate, nonostante tutto, di grandi eventi a Pescara, uno di questi Pescara Jazz. Assolutamente sì, io credo fortemente che da un momento, da una difficoltà possa nascere un'opportunità e noi l'abbiamo colta subito come città di Pescara. Voglio ricordare a tutti, siamo stati una delle prime città italiane a fare comunque un evento in streaming nonostante il periodo, per dare un forte segnale all'ambiente che è stato davvero molto colpito da questa pandemia. Oggi orgogliosamente siamo qui per presentare il calendario di Pescara Jazz che ci sarà a Pescara, sarà operativo dal 2 luglio a seguire, ci saranno varie date e un motivo di orgoglio, lo dico anche non solo come assessore al turismo e ai grandi eventi ma come, anche come ex presidente dell'ente manifestazioni pescaresi, un motivo di orgoglio è anche il fatto che per quest'anno per la prima volta avremo tutti artisti italiani con una grande presenza di artisti abruzzesi. Paolo Fresu che si presenta col suo Devil Quartet è un punto di riferimento che non ha bisogno di presentazioni, in questo momento probabilmente il musicista italiano più apprezzato sia nel nostro paese che all'estero, un musicista che guida tutto il movimento e il settore del jazz italiano. Segnalo però una prima assoluta che vedrà un inedito duo, quello tra Roy Paci insieme ad Enzo Favata che è un po' il suo alter ego nel campo del jazz, della musica etnica. Poi abbiamo la presenza di Ralph Towner insieme a Javier Girotto e gli Arestango. Arestango, capitanati appunto da Javier Girotto, è un gruppo apprezzatissimo da decenni nel nostro paese. Avranno come ospite Ralph Towner, musicista di valore internazionale, tutti quanti ricordiamo chitarrista degli Oregon. Però vorrei segnalare, oltre agli altri musicisti, Roberto Gatto, Rosario Giuliani, i musicisti abruzzesi che abbiamo ritenuto importante investire risorse sul territorio, in un momento in cui lo spettacolo dal vivo ne ha davvero bisogno, che è un settore che è stato fermo per mesi, quindi diciamo, è stato davvero messo in difficoltà dalla situazione di emergenza sanitaria. E quindi Max Ionata, Claudio Filippini, Nicola Angelucci che suonerà con Max Ionata e i giovani soprattutto, Michelangelo Brandimarte che presenterà un suo lavoro discografico che si chiama Songs, così come Francesco D'Alessandro che ha inventato questo progetto che si chiama F-Army, quindi molti musicisti abruzzesi, un festival molto italiano. E adesso parliamo di sport e di calcio in Serie B, andiamo in casa Pescara perché Luca Palmiero tiene innanzi i biancazzurri in vista della gara di sabato contro la Juve Stabia. Difficile il suo recupero, al suo posto potrebbe giocare Castanos. In casa Juve Stabia invece mancherà lo squalificato Fazio. Il servizio è di Andrea Costantini. A pochi giorni dal ritorno in campo non mancano per Nicola Allegro taglie quei grattacapi che pensava di essersi lasciato alle spalle dopo il lockdown con una rosa settimane fa, completamente a disposizione. Prima lo stop di Tuminello, poi qualche problema per Scognamiglio ed ora la grana Palmiero. Il regista di proprietà del Napoli è di nuovo alle prese con quei fastidi al ginocchio che nel corso della stagione ne hanno condizionato presenze e prestazioni. Il giocatore è in forte dubbio, Allegro taglie deve pensare ad un'alternativa e la scelta, come già accaduto in passato, dovrebbe ricadere su Grigoris Castanos. Qualsiasi soluzione sarà comunque una toppa, poiché nessuno dei centrocampisti ha caratteristiche simili a Palmiero. Memusciai e Busellato sono in pole per il ruolo di mezzali. In difesa due maglie sono in ballo per Bettella, Scognamiglio e Drudi, coi primi due favoriti. Come favoriti sembrano Zappa e Masciangelo Terzini. In avanti l'unico certo è Galano, con Maniero e Pucciarelli candidati a completare il reparto. Sul fronte avversario la Juve Stabia dovrebbe ripartire dal trio d'attacco composto da Forte, Canotto, entrambi in gol all'andata, e uno tra Di Mariano e Bifulco. In mediana sembrano certi Calò e Addae, poi Büchel favorito su Calvano. In difesa al posto dello squalificato Fazio dovrebbe agire Vitiello.
Una trasferta impegnativa, lo era già prima dell'interruzione, adesso lo è ancora di più perché ci saranno tante incognite dovute allo stop forzato e quindi veramente ci sarà da faticare e da fare grande attenzione a questa partita. 3 mesi di inattività non ci sono mai stati per noi giocatori, quindi ci siamo preparati al meglio e speriamo di stare nelle migliori condizioni possibili. Circa il protocollo delle partite, si avvicina all'ufficializzazione dell'alleggerimento. C'è l'ok del CTS, ma vanno superate le disposizioni fissate dal decreto legge dello scorso 16 maggio. Il ministro dello sport Spadafora sta lavorando con il collega delegato alla salute Speranza e a breve sarà firmato un atto amministrativo che ne darà il via libera. In quel caso il match di domenica tra Pordenone e Venezia potrà disputarsi regolarmente. E sarà Daniele Amabile della sezione di Vicenza il direttore di gara della sfida di sabato pomeriggio alle 18 tra Pescara e Juve Stabia. Coadiuvare il fischietto vicentino, Luigi Rossi della sezione di Rovigo e Domenico Palermo della sezione di Bari. Quarto uomo un abruzzese, Antonio Di Martino della sezione di Teramo. Peraltro ieri c'è stato anche il recupero della 25esima giornata tra Ascoli e Cremonese, hanno vinto i Lombardi 3-1, allora vediamo come cambia la classifica con la Cremonese che scavalca proprio l'Ascoli e si porta a meno 2 proprio dal Pescara che dopo domani, come vedete, ha l'impegno contro la Juve Stabia che è avanti di una sola lunghezza a pari merito con Pisa e Perugia. E adesso scendiamo di categoria perché Alessandro Del Grosso è il nuovo allenatore dell'Avezzano, l'annuncio fatto ieri dal presidente Gianni Paris che nel frattempo ha anche avviato la battaglia legale per mantenere la Serie D e sempre ieri ha presentato il ricorso al collegio di garanzia del CONI. L'Avezzano ha scelto Alessandro Del Grosso. Sarà l'ex allenatore di Lanciano, Agnonese e Sora a guidare la compagine marsicana nella prossima stagione, eccellenza o Serie D che sia. Del Grosso torna nella squadra in cui ha militato 3 anni da calciatore, dal 93 al 96, e il presidente Gianni Paris spiega il perché di questa scelta. Alessandro ha un certo feeling con l'Avezzano Calcio. La scelta su Del Grosso è stata, ti dico la verità, una scelta molto facile. Non ho visto nessun altro allenatore se non l'idea che poteva ricadere su Rullo, che comunque era stato anche un ex giocatore anche se per poco tempo, però ecco, l'idea, l'attaccamento, la voglia di Alessandro Del Grosso hanno prevalso su tutto e tutti e anche sul presidente, quindi ci siamo messi d'accordo a cena, quindi penso che questo sia l'emblema di tutto. Al pari del Chieti anche l'Avezzano ieri ha inoltrato ricorso al collegio di garanzia dello sport del CONI contro la delibera del Consiglio federale che ne ha sancito la retrocessione in eccellenza. Il presidente Paris confida in un buon esito della battaglia legale per mantenere la Serie D, ma comunque ha le idee chiare. Faremo una squadra per un campionato di media alta classifica se pensiamo alla Serie D e per un campionato a vincere, perché l'Avezzano in eccellenza non fa un campionato diverso nel massimo campionato regionale. Mi auguro sinceramente di fare riferimento ancora a Roma per la prossima stagione e quindi di disputare in maniera netta, forte e convinta anche le nostre ragioni dinanzi agli organi competenti sia della giustizia sportiva e se dovesse essere anche della giustizia ordinaria, perché credo che veramente quello che sosteniamo nel nostro ricorso sia meritevole di essere accolto e quindi ad Avezzano e all'Avezzano non può essere tolta questa piazza, non può essere tolta la Serie D. E in attesa degli esiti dei ricorsi andiamo in casa Chieti, un'altra delle squadre che è stata retrocessa nel campionato di eccellenza, che però ha un nuovo direttore sportivo. Si tratta di Giuseppe Giglio, che assumerà il ruolo di DS sin da subito. Classe 1978, ex calciatore professionista, dopo aver chiuso l'attività agonistica nel 2019 ha iniziato immediatamente nel Real Giulianova la carriera di dirigente tecnico sportivo. Nel dicembre 2019 ha conseguito il diploma di direttore sportivo presso il Centro Tecnico Federale della FIGC a Coverciano.
Imprenditore del comparto farmaceutico, Umberto Marini è il patron del Castelnuovo. Il suo avvento ha aperto il ciclo vincente della società della Valvomano, giunta per la prima volta in Serie D. Ai nostri microfoni parla delle aspettative per la prossima stagione. Dottor Marini, prosegue l'ascesa del Castelnuovo, insomma lei ha dato, lo dicono un po' tutti, la spinta affinché questa realtà potesse spiccare il volo, sono arrivate queste promozioni consecutive e ora un mondo nuovo, come lei ha detto in conferenza. Assolutamente una categoria che non avevamo mai fatto, non abbiamo mai fatto, che la società non ha mai calpestato, quindi per noi è tutto nuovo, è come affrontare un deserto e non sappiamo se serve il dromedario oppure serve la jeep, quindi adesso stiamo lavorando rafforzando sicuramente il reparto tecnico che è secondo me alla base. Quello dell'anno scorso abbiamo fatto molto bene, integriamo con il professor Di Renzo che ci dovrebbe dare quella spinta dal punto di vista della preparazione per affrontare un campionato con abbastanza tranquillità. Ora, dicevo prima, c'è una situazione di crisi generale dell'economia, quindi probabilmente molte squadre, anche le più ambiziose, saranno costrette a rivedere i loro budget, a rivedere un po' la loro economia. Noi faremo del nostro meglio per far mettere su una squadra più che competitiva. Dire che vinciamo il campionato è impossibile perché nemmeno è che è iniziato. Dire che faremo un ottimo campionato dipende dalle squadre anche avversarie. Lavoriamo per fare un'ottima squadra e un ottimo campionato. Ecco, il dottor Marini come si è avvicinato al mondo del calcio? Ah, questa è una storia vecchia. Sono una decina d'anni che collaboro con il Castelnuovo, con lo sport. Io sono il presidente della pallavolo, quindi diciamo che organizzo pallavolo e mi diverto anche col calcio. E questo binomio con lo sport lo porterà avanti, insomma si diverte molto. Mi diverto quando vinco. Il che è fondamentale. Beh, quando perdo il lunedì per me è triste. E quest'anno spero con il presidente e con gli altri di fare delle belle trasferte, di poterci divertire, perché questo è poi l'obiettivo. E questo era anche il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prima di chiudere vi ricordo questa sera alle ore 21 il decimo appuntamento con Velo, la nostra rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo, si parlerà di Giro d'Italia nella nostra regione, avremo in collegamento anche l'assessore allo sport della regione Abruzzo, Guido Liris. Per il momento io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro una buona serata.